Se mi capitasse un giorno, e potrebbe essere oggi, di essere vittima del terrorismo che sembra voler coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria, vorrei che la mia comunità, la mia chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la mia vita era donata a Dio e a questo paese. Padre Christian de Chergé, priore del monastero trappista di Tibirim in Algeria, aveva anticipato di 2 anni cosa sarebbe successo a lui e a 6 confratelli nella notte tra il 26 e il 27 marzo del 96. È stata la notte del sequestro, pianificato da terroristi islamici o da servizi deviati. E poi il 21 maggio dello stesso anno la certezza che erano stati uccisi. I loro nomi e quello del vescovo di Orano, Pierre Claveri, sono nel gruppo dei 19 cristiani uccisi in Algeria tra il 94 e il 96, per i quali è in corso il processo di beatificazione. Speriamo che vengano riconosciuti martiri, auspica padre Armand Veillet, l'allora procuratore generale trappista, che chiese di vedere i corpi dei monaci nelle bare e rivelò che c'erano solo le teste. Sono testimoni della carità. La condizione della loro morte non è chiaro per tutti, però questo è secondario. Sono santi a causa del modo che hanno vissuto e del testimonio che hanno dato della carità cristiana, della fraternità. Per ogni assi fratelli di Tibirin era questa apertura a tutti i fratelli musulmani come cristiani. C'è stato un dialogo che ha durato più di 50 anni, un dialogo nella vita quotidiana. I monaci torneranno a Tibirin? Abbiamo voluto ritornare, però sarebbe stato con la protezione dell'esercito di un modo molto visibile, e questo non aveva molto senso anche per la popolazione. Probabilmente che nei prossimi mesi ci sarà una comunità religiosa a Tibirin che si chiama il Chemin Neuf, però non è una comunità monastica, però vogliono continuare sullo stesso luogo ciò che hanno vissuto i fratelli.